Fino ad oggi si era pensato che l'antenato di tutti i primati appartenesse a una specie solitaria e che solo in un secondo tempo questa specie avesse sviluppato una vera e propria organizzazione sociale. Secondo uno studio apparso su PNAS, invece, le cose non starebbero in questi termini e la maggior parte dei primati, avrebbe invece vissuto in coppia, mentre solo il 10 o 20% degli esemplari sarebbero stati solitari come si pensava in precedenza. Di questo studio parliamo con la dottoressa Caterina Spiezio, capo del Dipartimento di Ricerca e Conservazione del Parco Natura Viva. Buongiorno e benvenuta sul Bo Live. Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito. Com'è stato svolto questo studio? Questo studio vede una ricerca bibliografica su tutti gli studi realizzati sui primati non umani negli ultimi anni, partendo da una ricerca iniziale su, diciamo, il nome scientifico della specie, aggiungendo poi di volta in volta altre chiavi di lettura per ottenere poi alla fine un database di innumerevoli studi che vanno ad osservare oltre 490 popolazioni appartenenti a 215 specie. Quindi stiamo parlando di dati che arrivano da una grande varietà di studi raccolti e dataset raccolti in natura. Importante è la concentrazione di questi studi su primati all'interno del loro ambiente naturale, quindi di quello che è un set naturale e non ambiente come possono essere i giardini zoologici, quindi ambiente controllato. I ricercatori che hanno diciamo, analizzato tutti questi studi presenti appunto in letteratura avevano una domanda iniziale, andare a verificare se effettivamente, constatando con gli studi quello che era la situazione attuale dei primati non umani, si potesse riscontrare la veridicità del fatto che il nostro primate arboricolo ancestrale di tutti i primati fosse effettivamente appartenente a una specie solitaria. E per fare questo hanno innanzitutto definito alcune diciamo, caratteristiche da utilizzare per verificare la socialità presa in considerazione. Come tutti gli aspetti, prima di iniziare a studiare, a svolgere qualcosa, ad osservare qualche cosa, è importante darne la definizione operativa. Quindi anche in questo caso gli studiosi hanno definito, ad esempio, popolazione non più come il concetto generico di popolazione, perché noi se pensiamo alla definizione della popolazione in natura, si pensa alla distribuzione degli individui nell'ampio raggio di territorio che hanno a disposizione. Invece, in questo caso, partendo dagli studi che sono stati effettuati in letteratura, quello che i ricercatori hanno fatto è analizzare e considerare come popolazione il gruppo di individui che avevano all'interno del loro studio che andavano ad osservare. Quindi la popolazione, diciamo, è considerato un gruppo di individui più ridotto soltanto quello, diciamo, dell'oggetto dello studio. Quindi questa è il primo cambio di informazione che viene dato proprio al lettore di questo studio per dire che cosa bisogna tenere in considerazione quando si osserva questo studio in particolar modo. Altri aspetti che sono stati presi in considerazione è l'unità che viene considerata all'interno della popolazione, per cui non si considera loro, questi studiosi hanno deciso di definire l'unità operativa da andare a analizzare una coppia di individui che occupano lo stesso territorio per una percentuale maggiore del 50% del tempo, svolgendo attività quali foraging, quindi andare a cercare il cibo, procacciarsi il cibo insieme e andare a cercare i posti dove dormire tutti quanti insieme. Quindi hanno ridefinito anche in questo caso un pochino quella che è l'unità, che non vede alcune informazioni per cui la necessità che gli individui interagiscano necessariamente tra di loro, ma è sufficiente anche semplicemente sovrapporsi all'interno dello stesso territorio. Quindi, considerando le popolazioni che vengono osservate, dal punto di vista dell'analisi statistica, questi ricercatori hanno considerato aspetti che vanno a diciamo, differenziare non solo le diverse specie tra loro o le diverse popolazioni tra loro, ma all'interno della stessa popolazione. Quindi avevano questo gruppo sociale che loro hanno definito essere popolazione e all'interno della popolazione hanno guardato la varietà di aspetti sociali presenti all'interno del gruppo sociale da loro osservato. Quindi diventa di particolare importanza comprendere che cosa loro hanno definito poi all'interno della loro analisi statistica per andare a ricercare aspetti legati al primate arboricolo ancestrale. Quindi hanno definito specie solitaria, o meglio,
solitario l'individuo che vive da solo, che non ha interazioni e non ha neanche sovrapposizione del territorio con gli altri individui. Oppure maschio e femmina, quindi individui che vivono insieme in coppia, piuttosto che un gruppo multifemale, quindi con diverse femmine e un solo maschio, piuttosto che gruppi con tanti maschi ed una sola femmina, oppure tanti maschi e tante femmine all'interno di un contesto sociale. In questo modo, ovviamente, va considerato che all'interno di popolazioni molto grandi, se noi pensiamo ad esempio ai Gelada, ci sono gruppi molto numerosi e all'interno di ciascun gruppo si formano poi diverse unità che si chiamano homo all'interno di questi gruppi sociali, dove c'è il maschio dominante più femmine, dove ci possono essere solo i maschi, quindi la socialità è molto complessa e molto diversa, ma era necessario trovare, diciamo, un metodo per confrontare tra di loro tutte queste questi diversi studi sostanzialmente. Altro aspetto importante da ricordare è che nel momento in cui si vanno a prendere in considerazione diversi studi, ovviamente le ore di osservazione sono diverse tra di loro, quindi come fare a normalizzare, così si dice, cioè quindi a rendere comparabili i diversi studi, i diversi dati raccolti tra i diversi studi, e l'aspetto, diciamo, rilevante in questo caso è quello di appunto andare a definire una porzione di tempo all'interno, ecco perché il 50% di tempo all'interno dell'osservazione complessiva effettuata, perché a volte le differenze sono di mesi rispetto ad anni di osservazione. Quali sono le variabili più importanti, a parte quelle che abbiamo già detto, che sono state considerate dallo studio? Gli aspetti di fondamentale importanza presi in considerazione sulla base di quelli che sono stati gli studi analizzati sono le dimensioni del corpo e le abitudini etologiche degli individui. Le abitudini etologiche, come ad esempio la possibilità di procacciare cibo all'interno di una foresta fitta, di un ambiente molto aperto e spazioso, essere notturni piuttosto che diurni. Questi sembravano essere gli elementi che fino ad oggi determinavano anche la socialità della specie, perché gli individui notturni e in foresta erano gli individui, le specie solitarie, mentre le specie che avevano ampi spazi aperti dove andare a foraggiare ed erano diurne e di grosse dimensioni sembravano essere le specie sociali. In che modo la socialità dei primati ha influenzato l'evoluzione delle varie specie? Diciamo che potrebbe essere visto anche nel viceversa, nel senso che quello che questo studio va a evidenziare è proprio il link importante tra evoluzione e socialità, perché ribaltano un pochino i risultati presenti in letteratura, per cui sembra che gli individui che vivono in coppia siano gli individui notturni e di piccole dimensioni e che vivono in foresta. Ovviamente la socialità c'è anche negli individui che vivono in ampi spazi e spazi aperti, ma l'aspetto importante della socialità è che nel momento in cui ci sono socialità complesse, quindi gruppi strutturati in maniera importante, c'è un passaggio di informazioni, la trasmissione delle informazioni che non è più, non avviene più soltanto da madre a figlio, quindi in maniera verticale, ma c'è anche la possibilità di una trasmissione orizzontale, quindi tra i compagni di gioco. E questo è importante perché nel momento in cui c'è la capacità di innovare grazie a l'apprendimento individuale per tentativi ed errori, che è una caratteristica necessaria per la specie anche per adattarsi a nuove situazioni, quello che viene appreso dal singolo individuo potrebbe essere trasmesso in un contesto sociale, diciamo, più strutturato all'interno della generazione esistente, quindi senza aspettare il passaggio dalla mamma al piccolo, che limita in un certo qual modo quello che può essere trasmesso da un punto di vista comportamentale. Quindi per l'adattamento della specie, per la possibilità di affrontare dei cambiamenti ambientali, avere gruppi numerosi dove individui hanno la possibilità di innovare, di trasmettere nuove informazioni all'interno del gruppo sociale, dà la possibilità a questa specie di sopravvivere anche a cambiamenti, diciamo, più repentini e drastici che si possono ripercorrere nella vita del singolo individuo. Questi studi sono stati condotti su animali liberi. Oggi ci sono delle differenze di socialità tra i primati che vivono nel loro ambiente e quelli che invece vivono in ambiente controllato? Diciamo che uno studio come questo è uno studio particolarmente importante per noi che lavoriamo in strutture zoologiche, che abbiamo a che fare proprio con quello che per loro è che questi studiosi chiamano popolazione, quindi questi piccoli gruppi all'interno della struttura, dell'ambiente in cui sono. Perché di fatto lo studio, i risultati di questo studio portano a dire che c'è grande varietà nella socialità dei primati non umani, non soltanto tra le diverse specie, tra le diverse popolazioni, ma anche all'interno del gruppo stesso. Questo vuol dire che se c'è varietà c'è anche adattabilità a determinate situazioni e condizioni. E se noi andiamo a prendere gli studi che sono stati fatti in letteratura, per esempio sui lemuri catta piuttosto che su scimpanzé o quant'altro, quello che noi riscontriamo sono sicuramente quelle caratteristiche
peculiari della specie, delle caratteristiche sociali, per cui gruppi di lemuricata multimail, multifemail, con tante femmine e tanti maschi, con dominanza femminile, questo è evidente, si vede anche all'interno di un contesto di un piccolo gruppo. Ma la difficoltà è nel gestire questi piccoli gruppi, perché a livello, diciamo, di gestione, con movimentazione degli individui tra diverse strutture zoologiche, dove c'è un coordinatore a livello europeo della specie che movimenta gli individui, quindi diciamo collabora quella che in natura è la dispersione naturale del singolo individuo dal gruppo sociale che si allontana, raggiunta la maturità sessuale, deve essere scelto e deve essere deciso dal coordinatore della specie. Questo ovviamente è possibile in alcuni contesti, in altri contesti è più complicato, quindi è necessario magari trovare la modalità di avere un individuo che resta fuori dal gruppo per un periodo di tempo, che poi ritorna all'interno del gruppo sociale. Magari non necessariamente per quella specie che è stata definita essere fission fusion, perché sulle lemuricate questa informazione di fission fusion non ce l'abbiamo, quindi un individuo che può uscire dal gruppo e rientrare all'interno del gruppo. Ma nelle strutture zoologiche sembra essere qualcosa che può aiutare a gestire i gruppi sociali, proprio perché la varietà della socialità all'interno delle strutture, delle unità, delle singole popolazioni che abbiamo all'interno dei gruppi, delle strutture zoologiche, può essere interpretata come una sorta di personalità del gruppo sociale, così come abbiamo la personalità del singolo individuo che entra in gioco in tutte quelle che sono le caratteristiche e le sue interazioni sociali, allo stesso identico modo abbiamo la personalità del gruppo sociale che va studiata e osservata per la singola unità qual è. Per cui questo studio per noi è particolarmente importante perché ci aiuta osare, direi più che usare, osare. Partendo da quello che è la letteratura di riferimento, in questo caso questo studio che ha analizzato così tanti studi in natura, per dire ok, possiamo forse gestire il nostro gruppo sociale come una piccola popolazione che ha delle caratteristiche sue, partendo da quella che è diciamo, l'aspetto importante della socialità della specie stessa.